chiedo scusa per il ritardo, pensavo che c'era tutta questa gente alla conferenza stampa della presentazione della Giunta, saluto i consiglieri comunali, saluto innanzitutto la chat stampata, i giornalisti, i televisivi, i radiofoni, quindi una presenza forte e mi fa molto piacere. Innanzitutto vi devo portare le scuse del neo assessore all'ambiente, Ennio Ginetti, che per motivi familiare oggi non può essere qui, può essere qui presente insieme a noi. Io, prima di elencarvi la composizione della Giunta, volevo ringraziare innanzitutto l'intera maggioranza, volevo ringraziare i singoli consiglieri comunali, le singole forze politiche che hanno condiviso con me questo progetto politico e che hanno condiviso la composizione di questo importante esecutivo storico, secondo me, della città di Empoli. E questo ringraziamento va a dimostrazione di quello che è stato e quello che sarà, in modo particolare anche l'attività, l'operatività della nostra giunta e del nostro consiglio comunale. Questa mattina presentiamo una giunta che credo rappresenta una novità non solo per la presenza femminile, ma anche perché abbiamo voluto coinvolgere quelle figure che hanno determinato la vittoria di questo progetto politico, che hanno determinato anche un percorso politico che è partito da 5 anni, molti che sono stati eletti e molti che mi hanno affiancato, quindi fanno parte di questo progetto politico, altri poi si sono aggiunti negli ultimi anni. Tenendo conto poi di quello che è stato, credo, non solo il grande risultato elettorale che abbiamo ottenuto, anche storico, superare il 60% ci ha anche consentito di avere un consigliere comunale in più, mai successo nella storia politica della città di Empoli. Ma il dato, secondo me, importante e significativo è che c'è nella città, da parte dei cittadini, un'attesa forte, l'avevo anche questa mattina nella presenza sempre numerosa, un'attesa forte, quindi come tale dobbiamo dare ancora di più. L'ho detto ieri alla riunione di maggioranza, ai consiglieri comunali, l'ho detto agli assessori, non possiamo permetterci di perdere un minuto, un secondo di tutto ciò che dobbiamo fare, lavorare duramente per questa città. È evidente che noi a 100 giorni da oggi usciremo pubblicamente e presenteremo quello che abbiamo realizzato, quello che abbiamo trovato innanzitutto e quello che abbiamo realizzato per questa città. Abbiamo già avviato iniziative importanti, abbiamo recuperato le estremis e abbiamo dato risposte importanti e significative, al di là diciamo, di qualche polemica sterile, di qualche consigliere di opposizione. Devo ringraziare però la presenza di Beppe La Procca, di Forza Italia, che non abbiamo condiviso il primo turno, ma con lui abbiamo condiviso i ballottaggi, mi fa molto piacere. E qui con noi, a dimostrazione del fatto che la nostra maggioranza è una maggioranza aperta che vuole aprirsi a confronto politico anche in modo particolare ai territori, alle periferie, perché qui abbiamo da oggi non solo la presenza di Peppe che rappresenta Santa Cecilia, ma con lui anche Mario Domi, anche i neoconsiglieri, quindi un punto importante per dare una presenza nelle nostre periferie. A questa ora vi leggerò la composizione della giunta. Praticamente nell'ambito di questa composizione ho tenuto conto delle singole professionalità, ho tenuto conto di quelli che sono in modo particolare diciamo, le prospettive, la storia politica, sociale, professionale di ognuno e che abbiamo voluto coinvolgere in questa scommessa che già risulta vincente da risultato, ma che sarà ancora di più nella progettualità che porteremo avanti in questi anni. E parto da quello che è innanzitutto diciamo, la presenza, oltre la mia, perché io ho deciso di tenere con me delle deleghe importanti, ma come l'ho detto già in campagna elettorale, perché voi sapete bene che il numero della giunta si è ridotto da 10 a 7 e quindi non potevo, e anche perché chi mi conosce sa bene che sono anche molto assillante sui progetti, non potevo poi lasciare solo tutto in mano agli assessori e poi diciamo, fare solo la parte di quale riguarda l'atto. Credo che anche io, come ho deciso anche di fare, l'invito in campagna elettorale, prendo delle responsabilità dirette sui progetti, ce l'ho su tutto logicamente, però di agire anche su alcune deleghe che ritengo comunque
molto legate anche alla mia storia politica, che è quello delle politiche giovanili, che è quello delle politiche culturali, della protezione civile, delle politiche sanitarie e poi della pianificazione e dell'attuazione urbanistica, che è un tema strutturale, un ufficio di piano affinché davvero darebbe una nuova impronta alla città di Empoli. Parto con l'elencazione delle deleghe, partendo dal vice sindaco. Io ho voluto vice sindaco una persona che non solo è una persona amica di fiducia, ma una persona che insieme a me ha fatto 5 anni di battaglia, di dura opposizione alla precedente amministrazione comunale, leale, corretta, sui programmi, sui progetti, mai entrando nell'offesa personale, ma che abbiamo lavorato intensamente all'interno del nuovo PSI e abbiamo voluto insieme, ho voluto fortemente la sua presenza in giunta a garanzia dell'operato che è stato svolto e anche del fatto che la sua figura è una figura che abbina sia la parte tecnica che la parte politica, anche perché le deleghe sono deleghe un po' pesanti, un po' per qualcuno scoccianti, sono quelle deleghe che magari nessuno vuole, perché sa che sono deleghe che comportano lo studio perenne di ore e ore sui libri, sulle carte, quindi la delega è anche pesante dal punto di vista impegnativo, però è importante averlo al mio fianco e io ho nominato come vice sindaco l'amico e l'avvocato Cosimo Pio. Cosimo Pio. Con delega alla programmazione della gestione economica finanziaria, bilancio, politica tributaria, politica di gestione e sviluppo delle risorse umane, contenzioso, semplificazione delle procedure amministrative, trasparenza amministrativa, che è un punto importante nel raggio del nostro programma, sviluppo della manutenzione all'area urbana, valorizzazione e gestione del patrimonio. Poi vi do il foglio. Vabbè, possiamo dare il giornalismo? Sì, mi sono già la posso andare veloce. Poi un'altra figura che ho potuto coinvolgere, che non era una figura direttamente coinvolta né nel coinvolgimento elettorale, ma che invece è stato un supporto importante, una persona a Empoli molto conosciuta e affermata nella sua professione, una persona che ha rappresentato per tanti un esempio politico della parte del centro-destra politano, che è una famiglia storica, in modo particolare una persona che ha dato sempre tanto alla politica politana, però in modo silenzioso, in modo discreto, professionale, così come la sua persona e così come lo è sinceramente, ho avuto modo anche di apprezzare in questi anni e quindi non solo come professionista ma anche come amante della città, come persona legata al proprio territorio, persona che si è impegnata tantissimo anche in questa campagna elettorale che mi sta vicino già da tanto tempo e che è l'amico e il dottore Armando Daniello. Della sicurezza e legalità, quindi politica della sicurezza, coesione sociale e legalità, politiche sulla mobilità e trasporto pubblico e polizia municipale, andando in ordine alfabetico. L'altro assessore, ora non c'è, però in città, anche in un gruppo familiare, l'amico, conoscete tutti, con Emil Ginetti, delega all'ambiente, il quale sono anche quasi 8-9 anni che facciamo insieme attività politica e quindi la persona che è stato consigliere comunale è l'unico consigliere comunale che ricordo della storia politica e politana che si è dimesso per far entrare un altro consigliere comunale, ma non perché aveva problemi familiari o incompatibilità politica, ma perché ha avuto una crescita di gruppo e questa è una dimostrazione di maturità che porta avanti anche il nostro progetto politico. Comunque è delega all'ambiente, politica ambientale, attuazione di progetti di politica energetica, innovazione tecnologica, spazio d'Europa, politiche di sviluppo e valorizzazione del centro storico, una delega a cui io tengo moltissimo, rapporto con le periferie e comunità di quartiere, e poi un'altra delega alla quale per qualcuno è sempre stata sottovalutata, è quella appunto della politica per il benessere e la tutela degli animali. Anche su questo noi daremo un'impronta diversa, in modo particolare su un settore quale quello dell'ambiente, così come lo detto sulla sicurezza e sul bilancio. Andiamo sempre in ordine alfabetico. Ho voluto fortemente innanzitutto che si candidasse perché era già indeciso nell'accettare la candidatura a consigliere comunale, si è candidata, ha fatto un grandissimo risultato, un'amica è una persona che da un anno lavora anche insegna nella nostra città di Empoli, una famiglia molto storica, molto legata anche umanamente, ma ci ha dimostrato sia nel risultato elettorale ma anche nella sua operatività. Ricordo che con lei solo quest'anno e mezzo abbiamo fatto delle battaglie importanti, sono rimasti un segno tangibile come quella del liceo musicale ad Empoli ed è la professoressa La Monica Angela.
delega scuola, scuola e sport, politiche scolastiche, orientamento, formazione, coordinamento delle azioni per l'edilizia scolastica, diritto allo studio, coordinamento dei programmi per sviluppo i rapporti con l'università, promozione dell'educazione dello sport, promozione della pace. Abbiamo ripreso una delega che fa parte dello statuto, che non è stata mai utilizzata negli ultimi anni, e rapporti con le associazioni. Poi una delega anche questa molto importante, una delega che ho voluto affidare anche ad una persona che in questi 5 anni abbiamo fatto anche con lui una reale e dura opposizione, abbiamo condiviso la quasi totalità degli interventi del Consiglio Comunale, della parte programmatica, abbiamo portato avanti battaglie importanti come il problema della revisione contro la garanzia, abbiamo scoperto diciamo che dal errore della rete di tutti i servizi, abbiamo fatto delle battaglie significative nella storia politica della città di Empoli, e che è l'amico giocatore Lazzaro Rizza. Ai servizi sociali, politiche sociali, familiari e politiche dell'integrazione. L'altra delega, una delega anch'essa molto importante, andata ad un'altra donna, una persona che è conosciuta comunque anche nel mondo della politica, ha avuto tanti ruoli anche in modo particolare nei settori delle pari opportunità, nei settori dell'agricoltura, nel settore anche del mondo della politica, una persona che ha deciso di metterci anche lei la faccia in questa campagna elettorale, di sostenere in questo progetto politico, di scontrarsi anche con le famiglie storiche diciamo, della sua appartenenza politica, perché voglio ricordare che siamo una coalizione moderata che guarda al centro-destra, ma abbiamo anche realtà civiche che hanno comunque preso e quindi che rappresentano anche pezzi della storia politica e politana, e lei e la sua famiglia, una famiglia che comunque ha sempre avuto la sua presenza nella storia politica e politana, ed è l'amica Maria Sueva Manzione. Economica, di produttiva, di cultura, commercio e di massa. Poi l'ultima è anch'essa una delega molto importante, siamo tirati con i capelli perché era sempre indecisa ad accettare per gli impegni giustamente professionali e familiari, anch'essa ci ha messo la faccia, è entrata in campo, si è candidata anche lei con un grande risultato, ottenuto come gli altri candidati, anche gli altri stessi conoscenti. Un risultato significativo nella nostra città, viene anche da famiglie che storicamente vivono, hanno mangiato pane politico, e quindi per la prima volta però l'abbiamo convinta di scendere in campo, di metterci la passione, l'amore per la città di Empoli, la sua professionalità l'abbiamo convinta, ci siamo riusciti alla fine che Matilde Saia. La pianificazione e l'attuazione delle opere pubbliche e poi anche importante la verga alla promozione delle pari opportunità che già ho saputo che questa mattina già si è mossa, quindi per alcune iniziative molto, molto importanti. Quindi noi ci stiamo avviando a quell'innovazione anche di persone che abbiamo voluto coinvolgere in questa campagna elettorale, in questa giunta non c'è nessuno che a partire diciamo a 5 anni della precedente amministrazione, abbiamo voluto però dare un segno di pacificazione sociale, l'abbiamo detto, una volta, lo faremo il 9 luglio quando convocheremo il Consiglio Comunale, quando andremo ad eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, affinché poi dopo incominceremo a lavorare per la nostra amata città di Empoli, dando quelle risposte che voi meritate, che voi vi aspettate e che dobbiamo dare logicamente tenendo conto di quello che è una situazione molto critica della questione del bilancio, ma che comunque non ci spaventa, sappiamo già delle enormi difficoltà che avevamo in che andavamo ad incontrare, difficoltà anche sull'iniziativa della pianta organica, siamo comunque una macchina organizzativa sotto organico di molto, a partire dalla Polizia Municipale, dall'Armato, ma anche in altri settori, noi ci stiamo già diciamo, adoperando per trovare le soluzioni alternative, le soluzioni dirette e indirette, su questo siamo certi di riuscire a dare quella dovuta risposta che merita la città di Empoli. L'ultimo appello che faccio, come lo dico anche dagli consiglieri comunali che sono in aula, altri consiglieri comunali che vengono da punti di minoranza, mi fa piacere che siete presenti, perché questo vuol dire che noi insieme dobbiamo lavorare per la città di Empoli, lavorare molto sulle periferie, io lo ripeto, noi ci interesseremo molto anche su quello che è la fascia litorale, abbiamo dato un segnale importante, lo dico oggi perché c'è qualcuno che ha voluto fare una richiesta di autotutela, ma anche solo per informare i cittadini attivavamo un intervento immediato nella norma di legge che consentiva di poter fare in modo che da oggi il mare pulito, la spiaggia è pulita, c'è la vigilanza, ci sono i parcheggiatori, c'è un controllo serrato
dei parcheggiatori e non ci sono gli abusivi, non ci sono prostitute in mezzo alla strada, l'avevo comunque verificato di giorno in giorno, è perché avevo fatto una scelta netta, chiara, perché l'unica alternativa dell'affidamento diretto all'aereo multiservizio era quello di fare una gara pubblica, non si erano avviate le procedure e quindi significa che se ne parlava entro l'8-9 agosto, quindi avremmo avuto un altro mese allo sbando nella città di Empoli. Mi sono assunto questa responsabilità così come la legge mi consente, abbiamo deciso di andare avanti, al di là del fatto che qualcuno vuole polemizzare, io l'invito invece che di polemizzare di aiutarci nel progetto politico e di essere parte integrante, anche perché poi la coalizione è, diciamo, è, siamo quasi parenti e quindi su questo dobbiamo insieme lavorare affinché Empoli abbia quelle risposte che i cittadini hanno voluto dare nel premio che ci hanno dato con il 61% del consenso elettorale. L'ultima cosa davvero, io darò anche poi dopo il Consiglio Comunale, coinvolgerò i singoli consiglieri comunali, i presidenti di commissione avranno un ruolo operativo, affiancheranno gli assessori, affiancheranno il sindaco, ci saranno anche delle deleghe esterne territoriali, avremo visibilità alle periferie in modo particolare, lavoreremo nel coinvolgimento di ogni singolo consigliere comunale, perché ogni singolo consigliere comunale non si deve limitare come magari la città è stata abituata negli anni passati a venire in consiglio comunale ad alzare la mano e basta, ma essere parte integrante, parte operativa del nostro progetto politico, e questo vale anche per coloro che hanno accettato di stare in giunta con il sottoscritto, sapendo benissimo che gli ho chiesto un sacrificio enorme, uno sforzo enorme, perché io chiedo impegno, chiedo presenza, chiedo operatività, faremo anche delle scadenze ogni 4 mesi affinché valuteremo l'operato di ogni singolo assessore, dei risultati che sono stati portati in avanti, ma questo lo faremo anche all'interno stesso della macchina amministrativa, perché dobbiamo valutare ogni singola cosa che abbiamo portato, abbiamo avviato, l'inizio e la fine di un progetto politico. Su questo noi lavoreremo duramente. Sono onorato e orgoglioso della maggioranza che mi sostiene, sono onorato e orgoglioso di coloro che hanno deciso di affiancarmi in questa importante tornata elettorale in questi 5 anni che abbiamo di fronte. Siamo certi che lavoreremo benissimo, sono anche onorato e orgoglioso del fatto che la maggioranza intera ha sostenuto la mia proposta di giunta, al tempo stesso ringrazio coloro che hanno accettato, consentito le 3 donne in modo particolare, l'ho sempre detto in campagna elettorale, la nostra scommessa era quella di avere una presenza consistente delle donne, l'abbiamo avuto nelle liste, hanno preso risultati importanti, abbiamo anche Cosimina Cegno che ha eletto il Consiglio Comunale, Filomena Rosamiglia che è da poco diventata mamma, quindi per questo motivo oggi non è più presente, e poi abbiamo Matilde, Maria Suero ed Angela che affiancheranno la nostra giunta in questo importante progetto politico. Ora iniziamo a lavorare davvero, vi chiediamo non pazienza, ma vi chiediamo attenzione, che siate presenti, costantemente presenti a tutte le iniziative che facciamo, mi auguro che i consigli comunali siano pieni come lo è oggi e come lo è stata anche la programmazione. Non vi promettiamo miracoli, ma vi promettiamo il massimo e il totale impegno che merita Empoli e gli empolitani. Grazie a tutti. Yeah.
sempre lui qua. Ma la cosa che faccio per dire, sempre vengo tutto il tempo qua.